va in partenza. Terza corsa di Palermo, 5 indigeni di 4 anni si sfidano sul doppio chilometro, gioco incentrato su 3 cavalli. Comunque il favorito è diventato in chiusura di gioco Tigerio Caff, che prova insolitamente anche il lancio veloce, che non è esattamente la sua specialità, ma sono partiti forti anche Tango River Coppi e Try Again. Il numero migliore ha fatto la differenza e Giuseppe Porcio Junior con Tango Rivarco prova a correre in testa contro questi fior d'avversari. Try Again si sistema secondo, terzo Tigerio Caff, poi a seguire Tira Bashon e Tullio Griff a chiudere il gruppetto dei 5 cavalli al via. L'andatura ad occhio sembra piuttosto sollecita perché Tango Rivarco ha preso addirittura un paio di lunghezze su Try Again. Sul mio cronometro 31 da 1,15 primi 400 metri, ma si era già in decelerazione. Adesso prova un po' a prendere in mano Giuseppe Porcio Junior, non ci sta Andrea Buzzitta che con il bulldozer Tigerio Caff va subito all'attacco. A questo punto potrebbe venir bene a Try Again di rimessa. Comunque Tigerio Caff è abituato a questo genere di corse, 1 minuto e qualche decimo per i primi 800 metri. Se arriverà al chilometro attorno all'1,15, qualcosina in più forse, adesso vedremo. Con Tango Rivarco a menare la danza, Tigerio Griff che questa danza vuole che non sia troppo lenta. E beh, comunque tutto sommato ha preso in mano Tango Rivarco. Io ho 1,17, un filo scarsi per il primo chilometro, quindi dopo la fase iniziale di 30 per i primi 4, 47 gli altri 600 metri, almeno al mio cronometro. Tango Rivarco continua a guidare, Tigero Caff continua a sfacchinare per linee esterne come da costume. Si fa sotto anche un intraprendente Tira Bashon 6 con Michele D'Ambrogio, che addirittura prende la scia di Tigerio Caff, più discosto Tullio Griffi. I cavalli sono più o meno a 500 metri dal traguardo, con la pressione di Tigerio Caff che si fa sempre più insistente su Tango Rivarco P, che comunque replica davvero molto bene. 2 e 3 sul mio cronometro per il primo miglio. E beh, sembra un po' in calo adesso Tigerio Caff, e adesso, come dicevamo all'inizio, potrebbe essere venuta bene proprio a Try Again, che ha fatto da spettatore al testa a testa fra Tango Rivarco P e Tigerio Caff. Entra ancora al comando Tango Rivarco P, prova a reagire all'attacco di Try Again, che però è molto incisivo, gliel'hanno fatta e non si può fare una corsa a Natale Cintura senza che lui la vada a vincere. Vince dunque Try Again con tante grazie da parte di Natale Cintura nei confronti di Tango Rivarco P e di Tigerio Caff. Lo schema ha deciso e fra i tre più attesi ha vinto quello che poi alla fine pagava la quota più alta, ovvero Try Again 3,17, 2 32 e qualcosina sul mio cronometro, quindi un tempo attorno all'1,16 per il vincitore. Tango Rivarco P ha pagato qualche parziale di attacco da parte di Giro Caff, che lo ha pagato anche di più, chiudendo al terzo posto in numeri 4-3-6. L'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della terza corsa di Palermo.